Simone, un risultato che brucia, che fa male anche per la partita che ha fatto l'Empoli, per come si è sviluppata, per quanto ha prodotto anche a livello di gioco. Ma sì, diciamo che il risultato è bugiardo, però dobbiamo prendere consapevolezza da questa partita. Secondo me abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo ripartire da qui per le prossime due. Ripartire dalla prestazione, perché una prova di questo genere su questo campo contro la Lazio, insomma, deve dare delle certezze alla squadra. Certo, sicuramente abbiamo fatto, come ho detto prima, una buona gara. Dobbiamo essere più concentrati nelle entrambe le fasi, che sicuramente lavoreremo durante la settimana per migliorare questo aspetto. Si lavora per questi ultimi 180 minuti di campionato che manca? Ovviamente adesso si pensa prima all'Udinese e poi si penserà all'ultima partita con la Roma. Esatto, fatti test adesso che va all'Udinese, che tipo di gara sarà, che tipo di Empoli dovrà essere in questa ultima trasferta della stagione? Ma un Empoli come è stato oggi, con una grande cattiveria agonistica, ci vorrà magari un po' più di incisività per riuscire a sbloccare il risultato, però come ho detto prima bisogna ripartire da questa prestazione, cogliere le cose buone e cercare di migliorare quelle che non sono andate bene oggi.